Bella ragazzi, eccoci qui su Wolfenstein. Mi avete detto tutti di continuarlo ed eccolo qui per voi. Lo continuiamo. Siamo sbarcati con quella navettina là dove ci eravamo lasciati nell'ultimo video. Vediamo un po' cosa possiamo fare in queste zone. Ricarichiamo il nostro amico che ho l'impressione che servirà parecchio. Purtroppo questi video di next gen, raga, più di 14, 15, 16 minuti non li faccio, non per altro perché poi con la mia linea ci metterebbe una vita a caricarli e quindi devo restare su queste lunghezze comunque. Una volta sul posto, Klaus ci fornirà ulteriori dettagli. Ok. Hai visto, abbiamo poche armi perché siamo scesi, appena scesi dalla navetta del cazzo, e quindi abbiamo poca roba. La mappa è tutta da svelare, tutta da scoprire. Vediamo un po' questa zona com'è. Come se va. Vediamo se lo pizzico piano piano alle spalle a questo. Ciao ciao. Dai, però che vuol dire? Mi hanno beccato. Allora, che servono le uccisioni silenziose? Se pizzicano lo stesso, dove sta? Via i cani, via anche tu. Ok, un po' di colpi, un po' di armatura che non fanno mai male. Mamma mia, tutte le parti arrivano qua. Eccone un altro. Via. Questa è la più pesante che ho. Via. Con questa devasto. Via. Dove spari? Eccoti, via. Ottimo, un po' di colpi. Un po' di colpi che rientrano alla base. Madonna quanti sono. Oh, doppio uccisione, bellissima. Guarda sto stronzo qua. Alcuni è meglio farli fuori così, senza mirare, senza zoomare con la mira. Ma continuano ad arrivare colpi. Ci sono clienti da sopra. Caccia giusto la testa, non lo... Sarà dura pizzicarlo. Ma ci proviamo! Caccia la testa, stronza. Ah, stanno... Addirittura stanno in due questi. Andiamo con la doppia, come la mettiamo? C'è il rinculo. C'è il rinculo che non mi consente di prenderli come vorrei. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino. Ci vogliamo... Ricogliamo un po' di roba, raga. Che ce ne sta? Uno qua? Sono sempre loro, sono. Vediamo se riesco a prenderlo da qui. L'ho fatto secco? No, è ancora vivo. Via! Vaffanculo, va. Meno uno. Vediamo di far fuori anche a lui adesso. E la devi togliere la testa prima o poi, dove scappi? Via. Yeah. Via. Yeah. Via. Yeah. Ok. Escono ancora, incredibile. Oh, ah. No, oh, è la modalità fuoco. Mannaggia, vieni qua. Boom. Boom. Ciao. Ok, nazisti morti dappertutto. Facciamo un po' di ricotella di colpi, va. Ok. Roba buona, roba buona, ok. Una granata, interessante anche questa. Mi sa che abbiamo ripulito per bene la zona. Vediamo adesso dove dobbiamo andare però. La mappa come al solito non è svelata. Però qui si sale, vediamo. Niente, si apre dall'altro lato. Lì ci sta un treno, vediamo un pochino.
Mi dà qua l'obiettivo, vediamo. Ah, nella carrozza avanti, devo andare via col treno forse. Ah, scambio ai binari ferroviari, ti pareva che andava tutto liscio? Se hai problemi ad avviare il treno, è possibile che lo scambio dei binari ferroviari sia orientato nella direzione sbagliata. Dovrebbe esserci una sala comandi nei paraggi che ti permetterà di modificare lo scambio. E ti pareva che mi faceva scappare così bello pulito pulito con il treno? Dobbiamo andare a scambiare i binari, vedere dove stanno. L'obiettivo? No, ma forse perché no, vabbè, mi porto sempre quello, mo il binario non mi segnala dove stanno. Due porte, vediamo. Prendiamo un po' di colpi che non fanno mai male, che qui nelle azzuffate non si capisce niente. Qua è chiuso. Colpi. Ok, un po' di energia. Ci riportiamo al 100. E quindi non siamo neanche qui. Ok, dovrebbe aprire la serranda. Ed esce un brutto. Che è sto schifo? Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Ripristiniamoci energia. Fatemi prendere questo. Che fa... gli fa male questo. Spengi. È morto, sì. Scoppi? No, non scoppia, non è ancora morto. Fatemelo ricaricare, va. Mi sta prendendo il figlio di puttana. Via. Giochiamo a giro tondo qua intorno, dai. Pum. Ok, ciao ciao. Bellissimo, ci lascia la sua arma. Apriamo qua, sicuramente dobbiamo entrare qua dentro. Ci sarà il coso per cambiare i binari, vediamo un po'. Ah, ti chiedi su te stessa? Va bene, no, va bene, non mi interessa. Dei segnali, dei poster, delle cose. Una scala e una porta. Vediamo di qua. Un'altra scala che sale. Qui c'è della roba. Ne approfittiamo naturalmente. L'ho messo un pochino male a livello di energia generale. Ok, la sala. Ah, questa è la porta quella là. Che mi diceva che era chiusa dall'altro lato. Perfetto, andiamo adesso a vedere da dove possiamo spostare i binari. Qui niente. Ok, qui è dell'altra roba. E questo è già un buon segno. Un condotto. Ah, qui è dove ho fatto il macello prima, ok. Ah, salvataggio. Allora è strada giusta questa. Colpi, un dossier. Altri colpi. Ecco il cambiamento dei binari, ok. Prendiamo della roba che qui fuori ci sarà l'ira di Dio. Cioè, non soltanto c'è l'ira di Dio, ci sta pure il robot quello potente. Sto in questa zona perché dall'alto me li dominano, se no mi fanno veramente male. È pieno zeppo, pieno come la merda, che non mi vogliono far arrivare al treno per andare via. Vediamo un po'. Oh, addirittura questo si prende il lusso di salire sopra, ok. Ti uccido e mi prendo i colpi. Venite, dai, venite. Ok, degli altri colpi ho visto uno che sta venendo. Di nuovo sopra si è venuto, ma troia, ma troia. Non c'è un cazzo da fare questo. Pum, 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 pum.
Devo farmi ripristinare un po' l'energia, dai. Non finiscono mai, assurdo. Che siano finiti adesso? Mi sembra di non sentire niente. Che cazzo è il gioco? Oh! Porca trota, si è incroccato il joystick! Che cazzo fa? Che cazzo fa sto stronzo? Dammi l'energia, mi si era incroccato e non mi si muoveva niente. Lurido pezzo di merda. Siete finiti? Via allora, via verso il conguaglio. Madonna, chi è questo mo? Madonna, questo qua è un altro di quelli là. Questo fa malissimo, eh. Vediamo se riesco a ristabilire un po' di energia. Dov'è? È qua dietro. Vediamo se giochiamo a giro giro tondo. Gira, dai. Ah, non gira, questo è furbo. Via, via. Mi sta facendo anche parecchio male, tra l'altro. Madonna, ce ne stanno anche degli altri. Assurda sta cosa. Niente, niente, via, 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 fuga. Sono troppi, sono troppi, sono troppi, sono troppi. C'è solo perdere, sono troppi, sono troppi, sono troppi. Vediamo se la ripristino a 20 almeno. Devo cambiare le armi. Sono quasi fritto, raga. Vediamo se riesco a trovare una via alternativa per fuggirmi direttamente sul treno senza che mi pizzicano. Vediamo un pochino. Attenzione alle stelle, signori. Riesco ad andarmene piano piano. Il treno è qua avanti. Chissà, beh, se non mi fa partire il treno finché non li ammazzo, ho perso. Vorrà dire che dovrò rifarlo. Tanto mi nascondo per benino. Ci vuole anche un po' di tattica, raga. Nessuno mi vede, nessuno mi sente. Il treno è qua avanti. Se mi fa partire, raga, ce la facciamo. Se no, ci si inculano. È là avanti, vedete? Lui dove sta? Eccolo qua. Via, via, via. Saliamo, saliamo, saliamo. Saliamo, saliamo, dai, ti prego, mi premere, mi premere. Sì, è andato. Sei uscito pulito? Ti seguo. No. No? Che vuol dire no? Sì. Ho un amico che fa le consegne alle basi navali. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Spediscono i siluri a tutti i sottomarini nazisti in Europa. Nasconditi all'interno del silo. Horst lo infiltrerà nel deposito principale. E ti risveglierai per colazione a bordo di un sottomarino. Recuperato un sottomarino, ci porterà al rifugio di Sète. Se i marinai creano problemi, bang, bang e via. Forza, amico, io fotto il maiale, tu tienilo per le orecchie. Ok, corra, Johnny. Entra nel siluro. Arrivato sul sottomarino, collega questo aggeggio alla sala comunicazioni e rilascia la boa Antin. Ti serve il contatto radio. Nel buio i sogni sembrano svanire. Fuori dalla mia portata. Per ora mi manca la luce. Wow, raga, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e appuntamento al prossimo. Ciao ciao a tutti.